Ci sono i soliti termini in realtà che si usano quando si parla di nucleare, quindi fusione nucleare, reattore. Ci sono le LNR, ma che rimangono comunque in inglese, che sono le Low Energy Nuclear Reactions. C'è appunto questo termine ICAT, che comunque viene spiegato che cos'è. E ci sono alcuni nomi, c'è il nome di Andrea Rossi, che è colui che ha inventato appunto questo ICAT. E di Sergio Focardi, che è il fisico che l'ha aiutato appunto nell'ideazione di questo congegno. A parte questo, non dovrebbe esserci niente di troppo specifico, spero. Pronti? Ah, sì. Cari colleghi, l'altro giorno ero in compagnia del mio ragazzo, che ha una strana e forse un po' preoccupante passione per i video di disastri naturali e non di ogni tipo. Ci siamo ritrovati a guardare un video sul terribile tsunami che colpì le coste del Giappone nel 2011, causando migliaia di morti ed anni. Credo che tutti ve ne ricordiate e che tutti soprattutto vi ricordiate che la preoccupazione maggiore nei giorni, o per meglio dire mesi a seguire, furono i danni causati alla centrale nucleare di Fukushima, colpita dal maremoto che causò danni ingenti al sistema elettrico della centrale, bloccando il funzionamento dei sistemi di raffreddamento dei reattori, che portarono a successive esplosioni. Quell'incidente ricorda un po' quello di Chernobyl, il disastro del 1986, e ricorda un po' quelle immagini di desolazione, di quella città desolata che era stata abbandonata in fretta e furia. Insomma, il nucleare, l'energia nucleare un po' nella gente comune suscitano idee un po' contrastanti, idee che si associano sostanzialmente a qualcosa di negativo, a qualcosa di instabile, per non parlare poi di quando si parla delle scorie radioattive, che sicuramente non aiutano l'immagine che in generale si ha del nucleare. Eppure si continua a investire sul nucleare, non solo a investire, ma anche a fare ricerca in questo campo. E proprio poco tempo fa mi sono imbattuta in un articolo su un progetto che riguarda l'energia nucleare che è ancora avvolto un po' dal mistero. Ed è proprio di questo che vorrei parlarvi, ovvero dell'ICAT. Che cos'è l'ICAT? In realtà, per capirlo, dobbiamo partire un po' da un altro principio, che è quello della fusione fredda. Quindi riformuliamo la domanda: che cos'è la fusione fredda? Allora, di solito quando parliamo di fusione pensiamo un po' a quello che avviene nel Sole, che è un po' quello che avviene appunto nei reattori nucleari. È appunto la fusione nucleare. In pratica, gli atomi di due elementi vengono fusi, creando un altro elemento e ottenendo una quantità di energia spaventosa. Il problema è che perché ciò avvenga nei reattori servono delle situazioni di pressione e temperatura che sono enormemente elevate. Insomma, quello che nel Sole si trova in realtà allo stato naturale. Quindi, per ottenere questa fusione nucleare, la gestione è, diciamo, alquanto complessa. Ma cosa succederebbe se tali reazioni atomiche potessero avvenire a temperature molto più basse? Sarebbe un aiuto energetico di notevole portata, però, a parere della scienza ufficiale, si tratta di un'utopia irrealizzabile. Eppure nel 1989 due ricercatori statunitensi gettarono appunto le basi per questo nuovo campo di ricerca. Dalle loro analisi risultava proprio una reazione nucleare ottenuta a basse temperature, con una cessione abbastanza massiccia di calore da parte appunto di questa reazione. Da lì si susseguirono una serie di altre ricerche da parte di studiosi di tutto il mondo e venne coniato appunto questo termine fusione fredda. In realtà poi il termine venne sostituito con quello un po' più accurato di LNR, ovvero Low Energy Nuclear Reactions. Infatti, quello
questo è quello che c'è in ballo, la possibilità appunto di ottenere delle reazioni nucleari con importanti cessioni energetiche, partendo appunto da una bassa temperatura. Quindi che cos'è l'ICAT? L'ICAT è semplicemente un reattore nucleare che utilizza appunto questo principio di fusione fredda ed è quello più celebre proposto appunto all'opinione pubblica. Fu proposto da Andrea Rossi, un imprenditore italiano, ed è stato quindi appunto messo a punto e brevettato in Italia. Tutto questo con il sostegno del fisico Sergio Focardi. Cosa rende l'ICAT diverso? In realtà non si sa molto ancora sull'ICAT, questo perché Andrea Rossi mantiene molto riservo riguardo la sua invenzione. È sempre stato a un passo dall'entrare sul mercato, ma di fatto questo non è ancora ottenuto, però si è acquistato molta notorietà. Quello che si sa è che sarebbe capace appunto di scaldare l'acqua a circa 120 gradi e per fare ciò c'è bisogno di fornire un'energia stabile e costante. Inoltre sarebbe possibile che dopo un po' non serva neanche più fornire questa energia dall'esterno, ma che si possa appunto autoriprodurre. Cosa accade dentro il reattore? Anche questa risposta in realtà non si conosce esattamente. Rossi e Focardi hanno spiegato che l'ICAT è costituito da tre elementi base: il nickel, l'idrogeno e un catalizzatore energetico. Quest'ultimo, il catalizzatore, è anch'esso di natura segreta perché Rossi, che l'ha inventato, non ha voluto svelarne la composizione. In ogni caso dovrebbe rendere possibile la reazione tra i due primi elementi, quindi appunto quello del nickel e dell'idrogeno. Quindi in pratica questi due elementi, gli atomi di idrogeno e di nickel, si dovrebbero fondere grazie all'attività del catalizzatore, creando rame e quindi sprigionando calore. Questo, oltretutto, senza che in teoria venga rilasciata nessuna radiazione atomica. Rossi poi ha anche cambiato teoria nel corso del tempo. Quindi, non è ancora chiaro se appunto questa produzione radioattiva o meno sia possibile. E quello che Rossi continua a dire è che non può affermarne di più, non finché appunto questo dispositivo verrà effettivamente brevettato e portato al pubblico. In che modi l'ICAT può essere applicato? A livello industriale, perché appunto l'ICAT serve per scaldare l'acqua portandola quindi a 120 gradi. L'applicazione pratica della versione da 1 MW, che è la somma di tanti moduli più piccoli, può quindi interessare tutte le produzioni industriali che necessitano di quel tipo di servizio. Inoltre, la caratteristica più interessante dell'ICAT è che sarebbe un reattore molto piccolo, proprio un mini reattore, grande quasi come semplicemente uno scaldabagno, e quindi potrebbe essere venduto come una caldaia domestica e per questo nel futuro magari anche utilizzato proprio in casa. La ricarica del nickel e dell'idrogeno, infatti, anche se complessa a livello tecnico, è molto economica. Inoltre, ogni ricarica dovrebbe durare fino a 6 mesi, quindi insomma qualcosa di più economico e più facile da utilizzare anche in casa. L'azienda fondata da Andrea Rossi, però, si è scontrata con le regole di sicurezza per i prodotti domestici. Di fatto gli esperti non credono che questa invenzione sia davvero probabile, non credono nell'esistenza della fusione fredda e quindi non credono che sia possibile creare un reattore così piccolo, perché sarebbe comunque una rivoluzione ecologica. Oltre che un vantaggio economico, la soluzione dell'ICAT ha anche un basso impatto ambientale. Non prevede la produzione di anidride carbonica e di altri gas serra. Inoltre potrebbe sostituire in molti casi quelle forme di produzione energetica che si basano sui combustibili fossili. Apparentemente inoltre il nickel e l'idrogeno sono più facilmente reperibili rispetto al petrolio e all'uranio.
Quindi, insomma, dovrebbe essere anche una tecnologia molto più sicura. Quindi la promessa dell'ICAT è di fatto rivoluzionaria: energia a poco prezzo per tutti e a un costo ambientale praticamente nullo. Questo ovviamente sempre ammesso che funzioni e sempre ammesso che quanto detto di Arossi sia la verità e tutta la verità. Grazie.